Ciao a tutti, oggi vi farò vedere la videocamera con cui faccio i miei video, come ho girato i miei video con mio padre, con i metadata Hector nel bosco, quando siamo andati a San Giovanni. Insomma, un po' di tutto, la GVC GZMS90. Eccola qua, la videocamera. Allora vi farò vedere prima il caricatore. Questo è il caricatore per caricarla. Questo è... eccolo qua. La scatola purtroppo non l'ho persa, non ce l'ho più perché tanti anni sono passati. Questo è un regalo dei miei genitori quando ho fatto 18 anni, quindi sono passati credo nel 2010 che me la sono comprata. Avevo pagato 250 euro, però adesso non è più in commercio. Ho visto però che si vende usata su eBay, su una sessantina di euro, su per giù. Questa è la GVC GZMS Everio. Comunque come l'ho ottenuta proprio perfetta, solo un giorno quando ho fatto un video con il metadetector, dopo tanti anni si è fatto questo pezzettino qui dove si inserisce la micro SD, la plastica che si è tolta da sola, però rimane sempre bloccato, sarà il tempo forse, non lo so. Qui c'è l'attacco per il treppiede anche, questa è la batteria che mi ricordo che si vendeva anche a parte, però le batterie più grandi che duravano di più. Questa diciamo che esce quasi a filo, le altre invece erano più grandi. Ho visto che si vendono ancora, però il prezzo è un po' 100 euro per più. Comunque già questa qua che è uscita già in dotazione con la videocamera, le 2 ore e mezza le faccio. Ogni volta che faccio i video metadetector le faccio pausa, stop, riprendo il video. Le 2 ore e mezza, anche 3, ci arriva, però le 2 ore le fa. Poi, questo è il tasto per scattare la foto. Questo è lo zoom, più e meno, lo zoom è 28x, zoom ottico, che poi si può espandere fino a... però la qualità diminuisce. E quando si mette lo zoom superiore a 10-15x già inizia a tremare la videocamera, che proprio è meglio un treppiede. Poi qui c'è l'ingresso per AV, quelli tanti anni fa, però qualcuno esiste ancora. Qui così coperto, che è uscito anche nella confezione il pinotto bianco, rosso e giallo. Questo è il tasto per far partire il video, play, e anche lo stop per fermare il video. Qui si mette la micro SD, come ho detto già. Registra in stereo, questa è la cassa dove registra, l'audio è stereo. Adesso l'accendiamo. Accende la luce, è tipo un laser. Questo quando l'ho visto la prima volta ho detto madonna che bellezza. Se è touch, diciamo, soprattutto è touch, che con menu si può andare su e giù. Questo è il menu, ecco qua. Associa evento, qualità video, aumento del guadagno, seleziona formati, vedi, andando giù così si va giù. Zoom, distorsione se trema, io ce l'attivo,
la riduzione del vento, attivo, impostazione di base, questo è il tasto qui per vedere anche le impostazioni di base, riavvio rapido, luminosità monitor, retroilluminazione monitor, stile visualizzazione data, linguaggio, suoni operazione, selezionati in schermo 16 noni, spegnimento automatico, visualizzazione su TV, sì, ma ormai la mia non c'è più, nemmeno quello spinotto bianco rosso e giallo, lo attacco al computer e i video li copio nel computer. Impostazioni predefinite, data e ora, a zero numero firmato, immagine, format a scheda. Questi sono i tasti, questo è il tasto indietro e vado indietro. Ok, adesso c'è l'impostazione automatica che si può mettere anche in manuale con questo tasto qua. Qua dalla videocamera sposto a destra si passa alla fotocamera, che non mi conviene proprio di tutto, già che in 4 terzi qua. Aspetta, mi sono scudato qui, da qua si apre il davanti, ma non ci vedevo niente infatti. Che stavo, 2 mao massimo, ma dove tu? 23, mamma mia, ecco qua. La batteria, come vedete, si sta scaricando, l'orario, la data, la qualità, niente di che. Io c'ho una 4 giga dentro, una 4 o una 8, non sa, una 8 giga di micro SD, che posso fare fino a... qua c'è l'ora, che si possono fare i video, SD, la riduzione del rumore attivo, automatico. Si può mettere anche manuale, schiaccio sempre qui, auto manual, auto manual, ecco, manuale potete, ci sono i parametri prima di fare il video, l'esposizione, insomma, schiaccio menu, impostazione manuale, composizione contro luce, associa evento, qualità video, ce l'ho ultra, aumento del guadagno, queste cose qua, che il video si può fare sia in 16 noni che anche in 4 terzi, però ritengo 16 noni, ecco qua. Istruzioni sempre attive, io non le uso tanto questi in manuale, uso automatico, tanto poi a computer con il programma modifico un po' i colori. Dopo tanti anni, naturalmente lo schermo si gira, ecco qua, comodo. Dopo tanti anni a me va perfetta, io l'ho tenuta bene, niente da dire. La qualità è 720x576, il file è MOV, e a me mi sta bene. Purtroppo la crisi, non è che posso comprare un altro. Con quando va bene questo, che è perfetto. Ah, questo qui per caricare la videocamera. Qui, aspettate, se riesco a guardarlo. Ecco qua. L'ho fatto vedere prima. E niente, non è tanto pesante. Si tiene abbastanza bene. Qui si mette la mano, si può regolare poi. Ecco, significa che un video è finito. Si aspetta che sia scaricata, si chiude qua, se no entra la polvere. E niente, il video finisce qui. Grazie della visione, mettete mi piace se volete, se iscrivetevi al canale. Buona giornata a tutti.